Buonasera, mister, ben ritrovato dalla Buonasera. sala stampa del Partenone Lombardi. Allora, inizio con una curiosità, perché leggendo un libro di Leontino Pescatore ho scoperto che oggi sono 100 anni dalla prima partita giocata col Benevento, era il 13 aprile del 1924 e si giocò questa partita storica. Al di là di questo, arriviamo a lunedì che si gioca una partita fondamentale per il secondo posto. Come arriva la squadra, in che condizioni sono i giocatori e soprattutto se ha qualche idea per il fronte offensivo? È una partita storica, come lei ha appena detto, una partita importante sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista, oltre che la storia, oltre che il fatto che è un derby, ma chiaramente ci giochiamo dei punti importanti per quella che sarà poi la classifica. E quindi avere la diretta concorrente direttamente lì, a portata di mano, di fronte, sullo stesso campo, nel rettangolo di gioco, è chiaro che è un'occasione importante per muovere la classifica nella direzione giusta e per cercare quella posizione che abbiamo detto già da qualche giornata. È una partita dove di fronte avremo un avversario forte, un avversario costruito per vincere, così come siamo stati costruiti noi. E che come noi anche loro non si sono mai nascosti nel pronunciare i propri obiettivi. Sarà una partita intensa, una partita equilibrata, una partita bella, spero anche da vedere e che porti a noi quello che più ci serve. Fronte In fronte offensiva abbiamo diverse soluzioni, abbiamo giocatori che hanno giocato insieme come Gori e Paterno, come Gori e Sgarbi. Come Patierno e Sgarbi, Marconi e Russo, abbiamo tantissime soluzioni che possiamo adottare dall'inizio della gara e a partita in corsa. salve mister. Buonasera. Allora, ci sono stati momenti nel corso di questa stagione in cui, purtroppo, lo dice la storia del campionato, abbiamo toppato la gara che poteva dare la svolta, uno scatto in avanti, diciamo, il passaggio decisivo in classifica. È anche vero che ne erano così delicate anche le ultime due partite, abbiamo già dimostrato, in questo caso, di superare questa situazione psicologica, se vogliamo. Non mi chiamiamo la pressione, altrimenti entriamo in un ginepraio perché a volte si fa un po' di confusione sul discorso di pressione. Però da questo punto di vista, ecco, siamo pronti ad affrontare questa gara dal punto di vista psicologico nel modo giusto, senza appunto questo fardello del adesso o mai più o quasi per quanto riguarda il secondo posto. E poi magari se ci dice un po' le condizioni di Ricciardi in generale, come stanno i ragazzi. Grazie. Io, anche prima di una gara così importante, andrei a sottolineare ciò che i ragazzi hanno dimostrato, ciò che i ragazzi hanno raggiunto sul campo contro avversari di pari livello. E contro avversari di pari livello questi ragazzi hanno sempre dato delle risposte positive, hanno sempre avuto dei risultati importanti negli scontri diretti, in casa, fuori, ultimo Picerno. Fuori casa si è vinto anche a Benevento, si è vinto a Crotone, si è vinto contro squadre che erano con le stesse nostre ambizioni, con i stessi nostri obiettivi. E quindi, soprattutto anche prima di una gara così importante, ci tengo a sottolineare questo aspetto e quanto fatto da questi ragazzi. Per quanto riguarda le condizioni di Ricciardi, è recuperato, sta bene e sarà a disposizione. Buonasera, mister, d'accordo con lei riguardo delle prestazioni, che poi lo dicono anche i risultati, no? Che ha fatto questa squadra, soprattutto in quest'ultimo periodo. D'accordo con lei che domani è una gara, lunedì, una gara fondamentale per il secondo posto, per quello che porta dietro, il discorso della testa di serie, un'iniezione di entusiasmo magari anche nell'ambiente, ma penso che quella di domani, di lunedì, sia una partita soprattutto per la squadra come autostima, perché notiamo che è una squadra che è nuovamente convinta dei propri mezzi, esattamente come lo era nel girone di andata, quindi forse questo può essere fondamentale proseguire su questa strada. E poi l'ultima che mi hanno chiesto di farle, se è d'accordo con Salvatore Di Somma, che potrebbe essere questa una finale anticipata. Allora, per quanto riguarda la finale anticipata, ora non andiamo troppo oltre, ragioniamo un passo alla volta.
Per quanto riguarda il percorso fatto da questi ragazzi e la gara di lunedì, è una gara, come ho detto all'inizio della nostra conversazione, una gara importante che ci può dare un vantaggio contro un avversario con cui siamo in lotta dall'inizio del campionato. Inizialmente lo eravamo per cercare di vincerlo e ora siamo per una lotta per una classifica migliore. Sicuramente quella di lunedì è una partita che può determinare, sicuramente non è l'ultima partita, ci saranno altri punti in palio e va affrontata nella maniera giusta, col piglio giusto, perché altrimenti si va a caricare troppo e potremmo avere delle situazioni spiacevoli, delle situazioni che poi avremmo delle difficoltà a controllare. Va dato il giusto peso a quella che è la gara e non mi sono mai nascosto, l'ho detto all'inizio, è una partita sicuramente importante che può determinare, ma è una gara che oltre all'autostima, che come lei ha appena detto, secondo me quella l'abbiamo raggiunta l'abbiamo avuto anche nelle vittorie precedenti, anche contro la Turris, una vittoria che ci mancava da tanto fuori casa, e quello è anche un segnale, un qualcosa che ci dà maggiore fiducia, autostima, e ci ha dato continuità dei risultati, perché la precedente partita avevamo vinto in casa, una partita importante, uno scontro diretto, contro un avversario dove all'andata comunque avevamo perso, avevamo trovato delle difficoltà oggettive, e quindi insomma l'autostima, io credo che qualsiasi vittoria te la porti. È chiaro che contro un avversario così forte potrebbe arrivare un carico maggiore. Mister, buonasera. Buonasera. Per attesa, per posta in palio, per preparazione, non crede che questa partita già ci proietta al clima playoff? Sì, anche per il valore dell'avversario, oltre a tutto ciò che si sta creando intorno a questa gara. Però a noi questa gara non può che farci bene per prepararci al meglio a quelle che saranno poi i playoff. Lo è stata già anche la gara contro il Picerno, e quindi insomma ci proiettiamo attraverso queste partite, attraverso quella di lunedì, attraverso poi quella del Taranto e del Crotone, nel prepararci nel miglior modo possibile a quelle che sarà poi il torneo dei playoff. Chiaramente l'obiettivo è quello di arrivarci nella classifica migliore. Mister, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, la prima grazie. Riguarda la squalifica di D'Ausilio, che riapre le porte alla titolarità anche a Rocca, che torna invece alla squalifica. Se ci sono dubbi, se hai visto qualcosa di diverso in settimana. Poi le chiedo, visto che parlava di clima, di sensazioni, se lei da quando è arrivato ad Avellino, visto che ha incrociato anche tanti volti, tanti tifosi nel corso di questa esperienza, qual è la cosa più assurda che ha visto fare un tifoso dell'Avellino finora? Quella è la cosa più assurda? In senso positivo, che ha visto fare ad un tifoso biancoverde finora per l'amore per l'Avellino. Sì, se mi ricordo quello che mi aveva chiesto prima. Su Rocca al posto di... Sì, Rocca, allora, Rocca sicuramente rientra, sta bene fisicamente, è entrato anche abbastanza bene a Torre del Greco. Ed è un giocatore che può essere impiegato in quella zona del campo. Ho provato anche altre soluzioni in quella zona, però vedremo la scelta finale dopo l'allenamento di domani mattina. Per quanto riguarda i tifosi, in più di una circostanza hanno mostrato il proprio affetto, il proprio amore per questa squadra, per questa maglia. Posso citarne due e mi riferisco al ritorno, al rientro da Catania e anche alla partita di andata contro Benevento, dove sono arrivati in massa ad incitare la squadra in una maniera clamorosa, dove lì mi hanno colpito forse anche più di Catania, perché non mi aspettavo una ferocia così e una presenza così numerosa dei tifosi a Benevento, dove hanno trascinato e hanno accompagnato la squadra verso un risultato importantissimo. Sì, diciamo che le squadre di mister Auteri in questo senso qui, avendo un calcio molto aggressivo, un'idea molto aggressiva con i braccetti, con i mediani, vengono molto in avanti.
e quindi chiaramente per forza di cose concedono degli spazi. Nel momento in cui viene fuori dalla prima pressione è chiaro che puoi avere il vantaggio di trovare quegli spazi. Per quanto riguarda il sistema di gioco, ha adottato un 3-4-3, negli ultimi 20 minuti dell'ultima partita ha fatto anche un 4-2-4, ha in rosa le possibilità per poter cambiare sistema di gioco. In un'altra partita, ora non ricordo quale, ha usato un 3-4-1-2 combinato trequartista, probabilmente anche causa di alcuni assenti. Però insomma ha dei giocatori che gli danno la possibilità di cambiare sistema di gioco sia dall'inizio che a partita in corso.